Eccoci qui, buona domenica sera, vedete alle mie spalle l'alberello di Natale, piccolino, perché la casa è piccolina, però non rinunciamo alle tradizioni di Natale e anche oggi devo dire il centro di Genova è pieno, come immagino centro, mi dicono, di tante altre città della nostra regione, di persone che fortunatamente hanno la voglia, nonostante il momento difficile, di uscire, fare quattro passi, fare qualche piccolo acquisto per i loro parenti, amici, fratelli, sorelle, genitori e dare una mano così ovviamente ai nostri amici del commercio, il tutto ordinatamente con le mascherine, cercando di non creare assembramenti, e questa è sempre una buona regola, quella stessa regola che ci ha consentito di avere i numeri che ora vi sto per dare e che confermano ancora una volta che la nostra regione sta marciando nella direzione giusta per eliminare, sconfiggere l'incubo del Covid che ci perseguita ormai da molti mesi ed avviarci, speriamo tutti, ad un Natale più sereno, anche con regole un pochino diverse. Io continuo ad auspicarlo e a chiederlo al governo un ripensamento, almeno nei luoghi dove ce lo possiamo permettere, come appunto la nostra regione, grazie al comportamento e all'attenzione di tutti voi e grazie allo straordinario lavoro della nostra sanità. Allora, stasera è domenica sera, non vi annoierò a lungo, voglio semplicemente darvi i numeri perché lo facciamo tutti i giorni, anche quando la sala stampa della regione è chiusa, e quindi anche stasera non mi esimo dal farlo. Allora, tamponi, 3.092 sono i tamponi molecolari eseguiti oggi nei nostri laboratori e nei nostri centri di tamponi, e 3.115 sono i tamponi antigenici che, come sapete, da questa settimana si sommano come strumento diagnostico a pieno titolo, grazie anche alle nuove regole che ci sono, ai tamponi molecolari, quindi siamo circa 6.200 e qualche cosa più tamponi. Su questi numeri sono solo 304 i nuovi positivi, quindi, come vedete, dei numeri di assoluta soddisfazione, grazie, come dicevo, al vostro comportamento. Ricordate tutti quando solo 3-4 settimane fa questo numero sfiorava le mille persone contagiate al giorno, e non è un caso che la nostra regione sia la seconda per RT nel paese dopo la Sardegna, con un RT certificato dall'Istituto Superiore di Sanità solo ieri a 0,68. Sono 104 in meno i positivi sul territorio della regione, cioè la differenza tra i nuovi contagiati e i malati Covid guariti fa meno 104, è un altro indicatore che va nella direzione giusta, così come sono 72 in meno le persone all'isolamento domiciliare, cioè coloro che o hanno incontrato un positivo oppure sono positive asintomatiche, comunque sono tenute per le regole che ci siamo dati in questo paese alla quarantena, calano ancora a meno 72, sono tutti numeri evidentemente coerenti con una discesa progressiva, fortunatamente, dell'epidemia. Vi do i numeri regione per provincia, come faccio ogni sera, perché è importante vedere che in tutte le province uniformemente sta scendendo la progressione dell'epidemia. Imperia sono solo 43 nuovi contagiati, a Savona 50, Genova 99, sotto i 100, un numero francamente importante, visto che per molte settimane siamo stati su numeri di molte centinaia. Nel Tiguglio sono 48 e anche nello Spezzino sono 54, tutti i numeri è in deciso calo. Ancora calano gli ospedalizzati ed è il numero più importante di questa serata di domenica prenatalizia, sono 30 in meno i pazienti dei nostri ospedali e scendiamo a 960 ricoverati in tutta la regione. Solamente il 15-17 di novembre eravamo quasi a 1600, quindi si stanno dimezzando, poco meno che dimezzando, il numero dei ricoverati. Siamo anche in questo caso nella direzione giusta. 92 sono le terapie intensive, hanno cominciato a scendere anche queste, come avevamo detto che sarebbe accaduto. Altro numero
altro numero positivo, dunque tutti i numeri in linea con quelle che sono le previsioni fatte dal nostro ufficio di prevenzione dialisi, dalle nostre ASL, confermate settimana dopo settimana dai report del Ministero della Salute e del Istituto Superiore di Sanità. Ancora purtroppo è elevato il numero dei decessi nei nostri ospedali, sono 20 i nostri concittadini che non ce l'hanno fatta nelle ultime ore e alcuni nei giorni precedenti, perché come sapete la classificazione dei decessi Covid secondo le regole dell'Istituto Superiore del Ministero richiedono in alcuni casi qualche giorno, ma nulla cambia ovviamente al fatto che sia l'elenco più drammatico ed è quello su cui ci stiamo impegnando tutti perché cali nel più breve tempo possibile. Come vi abbiamo spiegato venerdì, il tasso di mortalità fortunatamente nella nostra RSA è calato anche, come vi ha spiegato il professor Bassetti nell'ultima conferenza stampa del venerdì, fortunatamente il tasso di mortalità nei nostri ospedali, grazie anche alla capacità aumentata di cura dei nostri reparti, e però tuttavia ovviamente il numero è ancora pesante perché il numero dei contagiati e la penetrazione dell'epidemia è stata violenta in tutta la nostra regione, ma piano piano siamo certi che anche questo numero curverà verso qualche cosa ovviamente meno pesante e meglio, ed è quello a cui stiamo tutti quanti ovviamente insieme lavorando. Questa direi che è la situazione della domenica, non ci sono tante altre notizie, a parte che è stata una domenica natalizia col cielo grigio su tutta la Liguria, ma insomma una domenica prenatalizia che ha visto tanta gente uscire, andare a fare shopping, chi ha potuto farsi un piccolo regalo per se stesso o per qualche d'un altro, a comprare qualcuna delle nostre straordinarie eccellenze liguri che cerco di promozionare anche da questa pagina Facebook tutti i giorni della settimana, perché dobbiamo cercare di dare una mano a chi vive accanto a noi, a chi nelle nostre straordinarie valli produce, lavora per darci quei prodotti genuini e buonissimi della nostra Liguria e della nostra tradizione. Io vi lascio perché tra un paio d'ore sarò anche stasera in televisione, ospite di Fazio, a parlare della nostra Liguria, del Covid e di tutto quello che abbiamo passato e di tutto quello che soprattutto speriamo di passare di meglio nel prossimo futuro. Come sempre sgancio il cellulare dall'attrezzo dove lo attacco per farvi vedere, ovviamente se non inciampo nei fili e non casco, dalla finestra di casa la nostra Genova, perché è una tradizione che non abbandoneremo. Eccoci qua. Genova, vedete, c'è ancora un cielo carico di nuvole, ma per fortuna i disastri dei giorni scorsi oggi non si sono ripetuti sulle nostre autostrade, anche se sarà una settimana di tempo così un po' altalenante, quindi state attenti. Laggiù, eccola lì, avete visto il faro della lanterna, anche se non la inquadravo bene, ora la inquadriamo bene, eccolo qui, e lo vediamo insieme, allarghiamo anche l'inquadratura. Eccolo. Ale, eccolo qua, è passata la lanterna. Secondo lancio, qua le nostre navi in porto, il bacino del porto antico, le navi che speriamo ripartano il più presto, la nostra bellissima corona che circonda il bacino del porto antico, il palazzo della regione dove andrò tra poco. Eccoci qua, e tra poco vi voglio anche dire che martedì per l'Immacolata tutta la piazza, così come tante altre piazze della Liguria, si illumineranno le luci di Natale che abbiamo comunque voluto fare, nonostante sia un Natale ovviamente diverso per molti, perché riteniamo che sia fondamentale continuare a mantenere alto il nostro morale, il nostro spirito, e dimostrare a noi stessi e a chi ci circonda che non molleremo mai e che vinceremo anche questa battaglia. Allora, ciao a tutti, non vi intrattengo oltre, è domenica sera, sono quasi le 7 di sera, vi lascio con le vostre famiglie a preparare la cena, a godervi un po' di meritato riposo, e si torna a lavorare da domani per sconfiggere il Covid e ripartire al più presto possibile. Ciao a tutti.